Nello stesso anno, infatti, le grandi case automobilistiche, vale a dire Mercedes, Jaguar, Ferrari, Aston Martin e Porsche, si ritrovarono a Le Mans per la tradizionale sfida della 24 ore, dove avvenne quello che è rimasto il più terribile incidente della storia dell'automobilismo sportivo. Hawthorne, a bordo della Jaguar D-Type, con cui poi vincerà la corsa, decise improvvisamente davanti alle tribune di rientrare ai box. Il pilota privato Lance McLean, su una lenta Austin Healey, per non tamponare la Jaguar che stava per fermarsi ai box, deviò sulla sinistra, entrando in collisione con la velocissima Mercedes di Pierre Levesque. L'impatto tremendo spezzò la Mercedes in due tronconi, che volarono tra la folla uccidendo 81 spettatori e ferendone gravemente più di 110. La corsa, mai interrotta, fu vinta da Hawthorne con la Jaguar. La Mercedes, che pianse anche la morte di Levesque, a fine stagione, dopo aver vinto con la 300 SLR il campionato del mondo sport, si ritirò dalle corse. A bordo della Jaguar D-Type, con cui poi vincerà la corsa, decise improvvisamente davanti alle tribune di rientrare ai box. Il pilota privato Lance McLean e Sorge si ritrovarono a Le Mans per la tradizionale sfida della 24 ore, dove avvenne quello che è rimasto il più terribile incidente della storia dell'automobilismo sportivo. Hawthorne, a un impatto tremendo, spezzò la Mercedes in due tronconi, che volarono tra la folla uccidendo 81 spettatori e ferendone gravemente più di 110. Nello stesso anno, infatti, le grandi case automobilistiche, vale a dire Mercedes, Jaguar, Ferrari, Aston Martin e poi una lenta Austin Healey, per non tamponare la Jaguar che stava per fermarsi ai box, deviò sulla sinistra, entrando in collisione con la velocissima Mercedes di Pierre Levesque. L'impatto fu vinta da Hawthorne con la Jaguar. La Mercedes, che pianse anche la morte di Levesque, a fine stagione, dopo aver vinto con la 300 SLR il campionato del mondo sport, si ritirò dalle corse. A bordo della Jaguar D-Type, con cui poi vincerà la corsa, decise improvvisamente davanti alle tribune di rientrare ai box. Il pilota privato Lance McLean e Sorge si ritrovarono a Le Mans per la tradizionale sfida della 24 ore, dove avvenne quello che è rimasto il più terribile incidente della storia dell'automobilismo sportivo. Hawthorne, a bordo della Jaguar D-Type, con cui poi vincerà la corsa, decise improvvisamente davanti alle tribune di rientrare ai box. Il pilota privato Lance McLean, su una lenta Austin Healey, per non tamponare la Jaguar che stava per fermarsi ai box, nello stesso anno, infatti, le grandi case automobilistiche, vale a dire Mercedes, Jaguar, Ferrari, Aston Martin e Porsche, si ritrovarono a Le Mans per la tradizionale sfida della 24 ore, dove avvenne quello che è rimasto il più terribile incidente della storia deviò sulla sinistra, entrando in collisione con la velocissima Mercedes di Pierre Levesque. L'impatto tremendo spezzò la Mercedes in due tronconi, che volarono tra la folla uccidendo 81 spettatori e ferendone gravemente più di 110. La corsa, mai interrotta,